Ciao, sei sul canale Italia con Ana Paola e oggi sono qui per darti 5 consigli se vuoi iniziare a parlare l'italiano come un madrelingua, iniziare a parlare naturalmente. Il consiglio numero uno che mi sento di darti è: stabilisci un obiettivo, stabilisci una meta. Perché? Perché tante volte è facile svegliarci la mattina e vedere cosa ci capiterà nella giornata, ma non è così se vogliamo raggiungere un obiettivo, se abbiamo delle mete, se abbiamo degli scopi specifici. Io, per esempio, sai quei giorni che capita a tutti, che non mi sono segnata, non ho scritto, non ho stabilito che in quella giornata dovevo fare questo, questa e quell'altra attività, le cose vanno male. Succede un casino, non riesco a completare ciò che pensavo che avrei fatto, quindi è importante stabilire, scrivere, determinare cosa farai e come farai? Se il tuo obiettivo è imparare l'italiano, qual è il tuo piano per raggiungere questo obiettivo, per raggiungere questa meta? Quando studierai? Come studierai? Con chi studierai? Studierai online? Studierai da solo? Che strumenti utilizzerai per poter imparare bene l'italiano? Quante volte a settimana? Quante ore al giorno? Quanti minuti al giorno? Una frase molto interessante che ha detto il filosofo Seneca è: non esiste vento favorevole per un marinaio che non sa dove andare. Non dobbiamo aspettare che ci sia un vento favorevole, non dobbiamo aspettare che le cose succedano, capitino. Stabilire e decidere e avere una meta, avere un obiettivo. Il marinaio che non sa dove andare, poco cambia se il vento è favorevole da una parte o da un'altra, soprattutto perché se il vento è favorevole da una parte, appena cambia il tempo e va dall'altra, quello che no, il marinaio che non ha un obiettivo finisce in mezzo al mare senza raggiungere niente. Poi lo scrittore Paulo Coelho, quello che conosciamo bene, il nostro scrittore brasiliano famoso in tutto il mondo, dice che se camminassimo solo nelle giornate di sole non raggiungeremmo mai la nostra destinazione. Se camminassimo soltanto nelle giornate in cui c'è il sole, non raggiungeremmo mai la nostra destinazione, perché non dobbiamo dipendere da fattori esterni per poter raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo essere disciplinati. E per essere disciplinati, questo è il secondo consiglio che ti voglio dare. E parlando in disciplina, parlando in essere disciplinato, questo è il secondo consiglio che ti voglio dare. È bello sì essere motivato, ma è essenziale essere disciplinato, e la disciplina non è una cosa semplice, non è una cosa facile, ma è una cosa che possiamo imparare. Questa frase è bello essere motivato, ma è essenziale essere disciplinato. Questo concetto, la prima volta che l'ho sentito, veramente l'ho letto in quel libro, Il potere delle abitudini. È un libro che mi ha cambiato la vita per come gestisco le mie cose, non solo di cose personali, ma per come insegno l'italiano alle persone. Cerco di inserire quegli insegnamenti, quello che ho imparato in quel libro, in tutto quello che faccio perché è veramente, porta degli insegnamenti, incredibili. E poi, dopo aver letto questa cosa, no? E di aver anche riflettuto su questa cosa, è bello essere motivato. Sarebbe bello che tutti i giorni ci svegliassimo motivati. Oggi devo imparare l'italiano. Oggi vado in palestra. E vai, oggi vado a lavorare. Oggi devo studiare. Che bello, perché questo mi farà crescere.
Non è così, non tutti i giorni siamo motivati, non tutti i giorni abbiamo qualcuno che ci renda motivati per fare determinate attività. Quindi, quando non c'è la motivazione, sarebbe bello che ci fosse tutti i giorni per forza la disciplina. E che cos'è la disciplina? Pensate che questo libro parla proprio di come creare delle abitudini, come far sì che il nostro cervello e il nostro corpo si abitui a determinate attività. Quindi il concetto basicamente è puoi darti degli obiettivi piccoli, attività che puoi realizzare ogni giorno e che sia talmente ridicola quell'attività, nel senso di talmente facile che tu quando vai a dormire non riesci a dormire bene se non fai quell'attività perché dici così, cavolo, questa cosa la posso fare prima di chiudere gli occhi e dormire e riposarmi. Lì che entra la disciplina. Quindi, se sei motivato o no, quella cosa la puoi fare, hai stabilito tu e hai stabilito tu che quella è una cosa semplice per te, che la puoi fare. Non mancare, falla tutti i giorni. E riguardo alla disciplina abbiamo delle frasi dei personaggi importanti come Maria Montessori. Il lavoro manuale con fine pratico aiuta ad acquisire una disciplina interiore. Il lavoro manuale con fine pratico aiuta ad acquisire una disciplina interiore. Questo mi fa pensare al terzo consiglio che ti voglio dare, che fra un po' ne riparliamo. Poi c'è Alan Rickman, un regista, che dice: "Credo che la disciplina e libertà siano in qualche modo collegate." Io non lo so te, ma la libertà è la cosa che mi motiva, che più mi fa muovere, che mi piace, a cui sono molto legata, alla libertà. E lui dice che crede che la disciplina e la libertà siano in qualche modo collegate. Anch'io la penso così, perché quando hai disciplina e sai di poter fare delle cose, tu raggiungi cose che ti creano il senso di libertà e che, come dice l'ex giocatore di football Jeff Fisher, disciplina è fare quello che non vuoi per avere la possibilità di fare quello che veramente vuoi. Fare quello che non vuoi per avere la possibilità di fare quello che veramente vuoi. Tornando alla frase di Montessori, no? Che il lavoro manuale con fine pratico aiuta ad acquisire una disciplina interiore, quindi oltre ad avere l'obiettivo, avere una meta, il terzo consiglio che ti voglio dare è di visualizzare i tuoi sogni. Quando tu stabilisci un obiettivo, quando stabilisci una meta, io farò, studierò italiano così così, in questi giorni, in questi orari, tot volte a settimana, ma se tu non sai perché imparare l'italiano è importante per te, qual è il tuo sogno riguardo la lingua italiana? È venire a vivere in Italia? È parlare bene, magari, con la tua nonna, col tuo nonno? Parlare bene perché ti riporta qualcosa dei momenti della tua infanzia in cui sei stato molto felice ad ascoltare i tuoi genitori, i tuoi nonni, i zii che parlavano in italiano, quindi hai un legame emotivo con l'Italia? Oppure sei discendente di italiani e vuoi avere la tua cittadinanza italiana e vuoi risolvere tutte le questioni burocratiche? Oppure vuoi fare un viaggio in Italia perché in qualche modo sei legata, in qualche modo adori questo paese e non è strano perché è una nazione, è un paese veramente adorabile. Quindi hai tanta voglia di conoscere, di addentrare qua nelle abitudini italiane, di conoscere i particolari di questo bel paese. E vuoi passare un tempo qua oppure vuoi solo visitare i luoghi turistici e quindi ti
ti va di imparare l'italiano. Ad ogni modo, io non lo so quale sia il tuo sogno, ad ogni modo, cerca di visualizzare il tuo sogno, cerca di renderlo reale nella tua mente. Qua Robert Collier, saggista, dice: se vuoi qualcosa, prima ottienila nella mente, immagina di possederla già, fai come se già l'avessi, visualizza te stesso mentre la ottieni. Perché non visualizzi te stesso arrivando in Italia, di fronte alla Torre di Pisa, facendo quelle foto tipiche, no? Storte. Perché no? Rendi questa immagine più reale e sii grato. E così vado al quarto consiglio, che è molto pratico, che è il portoghese è dalla tua parte se sei alle prime armi con l'italiano. Cioè, se stai iniziando adesso a imparare l'italiano, non pensare che il portoghese sia un tuo nemico. No, il portoghese no, io devo pensare in italiano, non me ne frega niente, io metto la Rai in TV e ascolto. Allora, dalla mia esperienza, pensare in un'altra lingua funziona quando sei già fluente. Non serve più pensare nella tua lingua se sei già fluente. Invece, se stai iniziando adesso, se sei a un punto intermedio e hai un gioiello in mano che è la tua lingua materna, la lingua portoghese, perché non usarla a favore tuo? Perché cercare di escluderla? Il portoghese può essere il tuo alleato. Il portoghese ti può aiutare a raggiungere il tuo obiettivo di parlare naturalmente l'italiano. Può bruciare dei ponti, può farti arrivare prima, più rapidamente al tuo obiettivo. Il tempo che impieghi cercando di fare in un modo mirabolante e il tempo che impieghi usando delle tecniche che ti portano a questo obiettivo, tra cui il portoghese, che può essere uno strumento che ti aiuterà ad arrivare al tuo obiettivo, i tempi sono diversi. Magari raggiungi i tuoi obiettivi comunque, con qualsiasi tecnica. Però con una tecnica puoi metterci 5 anni, con un'altra un anno, con un'altra 3 anni. E così ti dico anche che se mi vuoi come la tua insegnante con le tecniche in cui imparerai più naturalmente l'italiano, guarda sul mio sito italiaconapaola.eu, che magari se le iscrizioni sono aperte, magari puoi anche entrare a far parte di questo corso, magari potrò essere la tua insegnante. E come ultimo consiglio oggi, perché tu possa parlare naturalmente l'italiano, è manda la paura a quel paese. La paura, metodo. Ma come? La paura di che cosa? Tante persone non vogliono rischiare, non vogliono parlare, non vogliono mettersi in una situazione in cui devono parlare, devono praticare ciò che hanno imparato, perché hanno paura. E che paura? Hanno paura del giudizio altrui, hanno paura di sbagliare, hanno paura di magari non essere all'altezza di una certa situazione, ma soprattutto le persone hanno paura del giudizio degli altri. La paura ci blocca. È facile avere paura, però dal momento in cui siamo consapevoli, no? Siamo consapevoli, siamo conscientes che abbiamo paura, che possiamo magari aver paura. Dal momento in cui tu riconosci una debolezza, la puoi attaccare, la puoi eliminare e la puoi magari gestirla.
Io sono una persona che da sempre mi preoccupavo col giudizio degli altri, tanto che non parlavo, per esempio, l'italiano con brasiliani, parlavo soltanto con gli italiani, tanti anni fa all'inizio, perché avevo paura che i brasiliani che sapevano l'italiano mi giudicassero. Però c'è tanto da pensare e da riflettere sulla paura. Per prima cosa, oltre ad essere consapevole del fatto che questa paura ci blocca, che magari in un momento in cui non abbiamo paura parliamo bene, in un momento in cui abbiamo paura del giudizio, di chissà di che cosa, ci blocchiamo e diciamo così: mannaggia, ma io ero così bravo, io l'altra volta ho parlato talmente bene, oggi perché sto parlando così? Quindi, cosa puoi fare con questa paura? Devi essere consapevole anche che nessuno ti giudicherà per il tuo italiano, no. E se casomai qualcuno volesse giudicarti e dire così, oddio, ma perché? Ma parli male, ma tu guarda quella persona. Io posso scommettere che quella persona che dice che tu non parli bene, io non penso che succederebbe mai, ma se nel caso quell'1% di possibilità di succedere una cosa del genere, secondo me quella persona non parla una lingua straniera. Quindi il problema non sarà mai tu. Le persone sono meno empatiche quando non vivono una certa situazione. A volte, per esempio, quando vado a correre lungomare, le persone camminano così a ventaglio, no? Bloccano ogni passaggio. Tu vedi che se una persona sportiva che sta camminando lì, lei è attenta e ti fa così e ti fa passare. Si tira un po' di lato e ti fa passare, perché lei è empatica, perché lei sa che cos'è fare uno sforzo. Quindi lei dice così: addio. L'agevolo in questa attività. D'altronde, delle persone che tu vedi che magari non fanno uno sport sono meno empatiche perché non sanno che cos'è avere una difficoltà mentre stai facendo, sei già arrivata, no? Delle energie, forze e tutto quanto. Quella persona non sa che cosa significa e magari ti sta guardando e non si sposta e sta lì. Quindi il problema di chi è? Non pensare mai che se qualcuno non si sposta mentre stai facendo un'attività fisica, il problema sei tuo. E non pensare mai che se qualcuno dice che non parli bene l'italiano, il problema sei tuo. Riflettici. Sulla paura, George Foreman, un pugile, dice: molte persone falliscono non tanto a causa dei loro errori. Falliscono perché hanno paura di provare, di tentare. Le persone non falliscono perché sbagliano, falliscono perché hanno paura, neanche ci provano, hanno paura di provare. No, noi non saremo queste persone. Noi impareremo l'italiano in modo naturale, in modo divertente, spensierato e così sarà anche la pratica dell'italiano. Così sarà anche parlare italiano, sarà naturale e spensierato, perché il modo con cui imparerai l'italiano sarà così. Hai deciso che sarà così, perché quello è il tuo obiettivo, l'hai visualizzato, hai visualizzato i tuoi sogni. Poi Ilaria Tucci, scrittrice, dice: non è sempre facile capire chi bisogna temere. Non è facile capire chi bisogna temere, ma te lo garantisco, non è la lingua italiana. Tu semplicemente segui questi consigli se ti va e vai, sii felice imparando l'italiano in modo naturale. E così adesso sono curiosa perché ho parlato, ma voglio sapere da te, perché tu vuoi imparare l'italiano? Perché você quer aprender italiano? Sabe l'esercizio del sogno, quell'esercizio che abbiamo fatto poco fa, del sogno? Qual è il tuo sogno riguardo la lingua italiana? Ti va di raccontarmi? A me farebbe un piacere enorme saperlo.
Quindi se ti va, scrivi qui nei commenti. E per oggi è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Un bacione.